Mario, benvenuto ad Ascoli. Sono diverse settimane che sei già qui nel Piceno, hai effettuato il ritiro estivo, insomma, hai svolto le amichevoli. Ora la presentazione: con quale spirito inizi questa nuova avventura in Italia dopo una lunga esperienza in Svizzera? No, io sono molto, molto carico, determinato. È un'esperienza che io ho fortemente voluto. Dopo 4 anni all'estero, la mia voglia era quella di tornare, perché essendo cresciuto in Italia, comunque il desiderio è quello di confrontarsi a questo livello. Quindi sono molto carico, emozionato, per me è un'esperienza davvero, davvero bella. Settore giovanile del Milan, quindi un settore giovanile di primissimo livello, poi a Lugano, perché c'era Zeman, un maestro di calcio, 4 anni in una squadra molto importante del campionato svizzero, quanto ti è servito? No, mi è servito tanto, soprattutto perché per un giovane che esce dalla primavera è un percorso che in realtà io consiglio molto, perché in Svizzera danno molto fiducia ai giovani e è molto strutturato in questo senso, quindi è stata un'esperienza molto formativa per me. Poi ho avuto allenatori con diverse influenze, perché comunque la Svizzera, ho avuto l'allenatore svizzero-francese, l'allenatore spagnolo, quindi è stato un mix di esperienze che mi ha arricchito tanto. Le tue caratteristiche: sei un classico play che gioca la palla di prima, anche se all'occorrenza puoi giocare anche da mezzala. Sì, io credo mi ritengo un centrocampista tecnico, intelligente, chiaramente pago un po' da un punto di vista fisico, però poi la collocazione in mezzo al campo è relativa. Io, il mio ruolo naturale è quello di play, ma posso fare tutti i ruoli a centrocampo. Qui la concorrenza non manca, in quel ruolo ci sono Troiano e Petrucci, che però hanno caratteristiche diverse dalle tue. Sì, infatti è chiaro che io non cercherò mai e non sto cercando di essere come loro, diciamo. Ognuno ha le sue caratteristiche, starà al mister ogni volta a scegliere quello che andrà meglio per l'avversario o per il tipo di gara che vogliamo fare. L'importante anche in un periodo in cui si gioca di meno è non perdere la fiducia in se stessi, continuare a lavorare e farsi trovare pronti. Anche perché il mister ha dimostrato in queste prime 4 gare ufficiali di dar spazio un po' a tutti. Ma sì, questo è... penso sia normale. Il mister studia molto anche gli avversari, poi nell'arco di una stagione ci sono tanti fattori da valutare, lo stato di forma e tante cose, quindi io non sono assolutamente preoccupato. Come state preparando il prossimo match interno contro il Livorno e dove pensi possa arrivare quest'Ascoli, oramai un Ascoli che tu conosci da 1 mese e mezzo? No, noi stiamo iniziando a preparare il match con il Livorno, chiaramente... il nostro sguardo al momento arriva a Livorno e si ferma, non stiamo pensando a quello che verrà dopo, e dopo Livorno penseremo partita dopo partita. Io, arrivando da fuori, non mi sono ancora fatto un'idea del livello delle altre squadre del campionato, quindi posso solo dire che noi stiamo lavorando molto bene, stiamo cercando di costruire la nostra mentalità e niente, ci stiamo preparando per Livorno. Immagino ci sia tanta rabbia per quello che è successo a Frosinone. Rabbia, c'è chiaramente frustrazione, perché vai vicino al risultato e poi ti viene tolto un po' così, diciamo, però dobbiamo essere bravi in questo momento a trasformare tutta questa rabbia in energia positiva, metterla in campo negli allenamenti e vedremo che recupereremo tutto.